fermamente in una cosa. Credo fermamente che se riusciamo ad avere nella vita davvero fiducia in noi stessi, a credere in quello che stiamo facendo, a dare adesso un senso, un significato profondo e a insistere, cercando ogni giorno di raggiungere l'impeccabilità. C'è un atteggiamento interiore di efficienza, di riuscire a fare le cose davvero al meglio, in modo impeccabile, appunto. Ecco, se noi riusciamo a fare questo, portando avanti tutti i vari ambiti della nostra vita, allora quello che accadrà è che tutte le difficoltà che incontreremo, perché ne incontreremo, questa è la vita, ma tutte le difficoltà che noi incontreremo diventeranno, una volta superate, la base solida del nostro successo. Diventeranno la base solida che ci permetterà di fare degli step ancora in più, che ci permetterà di sentirci davvero forti, davvero al sicuro, ma non tanto perché liberi dalle difficoltà della vita, perché le difficoltà fanno parte della vita, la vita è una difficoltà, è naturale che sia così, ma ci sentiremo forti e al sicuro perché dentro sapremo di essere stati in grado di affrontare e superare tutte quelle difficoltà. E allora ecco che se avremo sviluppato questa consapevolezza di noi stessi, questa impeccabilità, allora ci sentiremo davvero in grado di fronteggiare tutte le difficoltà, allora ci sentiremo davvero in grado di affrontare con autostima, con fiducia in noi stessi, con percezione di autoefficacia, tutte le difficoltà che potremo andare ad incontrare, consapevoli dei nostri limiti. Certo, a volte alcune difficoltà sono più grandi di noi, dobbiamo solamente accettarle. Bene, però avremo serenità, avremo la solidità e la serenità di chi ha raggiunto quello stadio di impeccabilità, di impegno. Per fare questo richiede uno sforzo, non è semplice, bisogna alzarsi, bisogna andare dritti lungo la meta, seguire i propri desideri, i propri sogni più profondi, quelli dell'anima, quelli in cui crediamo più profondamente e insistere finché non li raggiungiamo. Ma se percorriamo questo percorso, il percorso dell'impeccabilità, allora naturalmente tutte le cose arriveranno di conseguenza e anche le difficoltà superate diventeranno col senno di poi le prove affrontate e superate che sanciscono veramente il successo. Per cui ecco l'augurio, così che ti voglio fare è questo, di riuscire sempre più ad affrontare con serenità, con fiducia, con impeccabilità le tante prove della vita, riscoprendoti così davvero forte e capace di arrivare davvero là dove nel profondo senti